L'ultima iniziativa made YouTube è YouTube Heroes, uscito dalla guida di YouTube con 1.600.000 visite, 494.000 pollici in giù, e capisci subito quando un'iniziativa è di successo dal fatto che il video è stato costretto a disabilitare i commenti. Questo, oltre a dimostrare il malcontento che è stato generato da questa novità, dimostra ancora una volta quanto YouTube se ne sbatta i coglioni dell'opinione dei creatori di contenuti sulla sua piattaforma. Questo è il problema fondamentale che vedremo tra poco. Andiamo a vedere le novità che introduce YouTube Heroes. Guardando il video della novità sembrerebbe poter guadagnare punti in tre modi diversi, principalmente traducendo e aggiungendo sottotitoli ai video, il che è ottimo perché renderebbe YouTube accessibile a coloro che non possono udire e a quelli di lingue diverse, segnalare i contenuti e condividere la propria conoscenza con altri. Si potrebbe dire che YouTube non ha voluto puntare i riflettori su questa feature, sulla possibilità di guadagnare punti con le segnalazioni, perché in effetti è una mossa abbastanza del cazzo, perché dà la possibilità a chiunque, di essere ricompensato per danneggiare YouTuber che non gli piacciono e quindi dà in mano strumenti potentissimi agli hater e coloro che non hanno una vita propria. Proprio una settimana fa ho fatto un video in cui facevo capire quanto è fallace il sistema di valutazione di YouTube, in quanto la gente si può creare 2000 account e metterti 2000 non mi piace, e inoltre ora c'è la possibilità di comprare pacchetti di migliaia di non mi piace e inviarli agli YouTuber, danneggiando così la loro immagine, e ora questa novità. Se è vero che non volevano focalizzare l'attenzione su quel punto, hanno sbagliato, visto che una delle importanti feature che puoi sbloccare aumentando di livello è il segnalare di massa i video. Non dovrai più neanche faticare per cercare i video e segnalarli uno alla volta, infatti ora puoi prenderli tutti e segnalarli insieme con un click, che è un grande strumento, una comunità infinita per coloro che spendono ore, ore, ore al giorno a segnalare i video per rendere la community un posto migliore per i loro canoni, per il loro punto di vista. E quindi sono molto molto contento. Ci sono due problemi fondamentali in questo video. Innanzitutto che YouTube insiste nel non voler fare il proprio lavoro e relegarlo agli altri. Perché fare un'iniziativa del genere, nonostante tu lo voglia chiamare in qualunque modo, nonostante tu voglia creare un sistema a punti che funziona, perché mi occupo di marketing e funziona, però ti stai facendo fare il tuo lavoro ad altri, perché te dovresti creare un'equipe che si occupa della valutazione e di mantenere la piattaforma un posto pulito, un posto consono, che rispetti le regole della community, e invece così dai potere a gente a caso che può sfruttarlo e che può abusarne, ed è assurdo pensare che la piattaforma di video più grande al mondo faccia una cosa del genere. D'altra parte continua a sottolineare quanto poco YouTube se ne frega dell'opinione dei suoi creatori di contenuti. Noi siamo qui che creiamo video e continuano a pioverci addosso novità, continuano a pioverci addosso aggiornamenti, continuano a pioverci addosso cambiamenti senza che noi possiamo esprimere il nostro parere al riguardo. E c'è stata la volta di YouTube Red, poi YouTube Gaming, YouTube Heroes, e poi i commenti in Google Plus, e poi le nuove regole sul copyright, quindi non puoi mettere niente, e poi non puoi monetizzare se il contenuto è di violento o comunque può offendere la sensibilità di qualcuno. Sono tutti cambiamenti che continuano a pioverci addosso, continuano, e noi continuiamo a mandare migliaia, migliaia, migliaia di tweet a YouTube, e YouTube se ne sbatte i coglioni. Anche il fatto che fra le feature che puoi sbloccare con YouTube Heroes è parlare con lo staff di YouTube, ma la possibilità di parlare con lo staff dovrebbe esserci normalmente, dovrebbe esserci un dialogo tra YouTube e creatori di contenuti, non così, non così. Non disabilitando i commenti alla tua cazzo di iniziativa, siamo noi che ti portiamo i soldi, YouTube, siamo noi. I creatori di contenuti, soprattutto i più grandi, sono loro che ti portano i soldi. Porca troia, io non conto una sega, ma PewDiePie, ad esempio, che ha 48 milioni di iscritti, quindi immaginate quanti soldi porta YouTube a PewDiePie, immaginatelo. E lui stesso si lamenta del fatto che YouTube continua a portare cambiamenti, ha fatto più video a questa cosa, che continua a fregarsi di quello che pensa la gente, continua a fare come cazzo gli pare senza ascoltare il parere di nessuno. Ma se lui si lamenta, YouTube, che cazzo stai facendo? Sembra veramente che YouTube stia giocando a un gioco al ribasso. Ogni volta che fa un cambiamento rende peggiore la piattaforma. E io sinceramente non capisco, no, sinceramente non riesco a capire cosa vogliono fare. La piattaforma di video più grande al mondo, proprietà di Google, perché si comporta in questo modo? Non ci riesco, non ci riesco.